Riprendiamo il codice della classe USA cerchio. Osserviamo le istruzioni, le prime due istruzioni del metodo main che utilizzano le classi scanner e system. Bene, allora cogliamo l'occasione per analizzare più nel dettaglio queste due classi. La classe scanner appartiene al package java.util, che deve essere di conseguenza importato, è una sottoclasse della classe object e implementa alcune interfacce, ma implementa, scusate, un'interfaccia, però questo argomento sarà affrontato più avanti, adesso è troppo presto. La classe Scanner è una classe final e questo significa che non può essere estesa con l'ereditarietà. Anche questo concetto lo approfondiremo più avanti. Segue poi una descrizione della classe rigorosamente in inglese. Nella sezione costruttori vediamo che esistono molti costruttori della classe Scanner che hanno naturalmente lo stesso nome, ma si distinguono per il tipo di parametri o per il numero di parametri o per entrambi. Il metodo costruttore che vedete evidenziato è quello che viene utilizzato nella classe usacerchio. L'istruzione che andiamo ad utilizzare è quella che vedete nel riquadro arancione. Alcuni metodi della classe Scanner che sono andata a riassumere per brevità sono i metodi next boolean, next byte, next short, next int, next long, next float, next double, next line. Questi metodi consentono di convertire i dati che vengono immessi da tastiera in un opportuno tipo di dato. In effetti dovreste sapere che tutti i dati che vengono immessi da tastiera vengono interpretati come stringhe. Di conseguenza, se vogliamo trattarli come tipi di dati numerici, dobbiamo o convertirli oppure utilizzare questi metodi che fanno il lavoro in maniera trasparente. Quindi leggono un dato e lo convertono nel tipo desiderato. La classe System appartiene al package java.lang, che è l'unico che non deve essere importato in maniera esplicita, è una sottoclasse della classe Object ed è una classe Final, questo significa che non può essere estesa con ereditarietà. Vediamo poi una serie di campi che sono resi disponibili perché public. Inoltre, nella documentazione viene fornita anche l'indicazione che System è presente dalla versione 1.0 del JDK. Vediamo questi campi. Allora, in è definito come public static final input stream in rappresenta il flusso di input standard che solitamente coincide con la tastiera. È un oggetto final, significa che è costante, pertanto il suo valore non può essere modificato. E static significa che ne esiste un solo esemplare condiviso da tutti gli oggetti della classe system. Inoltre, trattandosi di membro statico, lo si usa abbinato al nome della classe con la sintassi system.in, nome della classe.in. In usacerchio utilizziamo system.in passandolo come parametro al costruttore della classe scanner. L'oggetto out è definito come public static final, print stream out. È un oggetto final anch'esso,
significa che è una costante, quindi il suo valore non può essere modificato, è un oggetto static, di conseguenza ne esiste un solo esemplare condiviso da tutti gli oggetti della classe, è di tipo print stream e rappresenta lo standard output che coincide solitamente con il monitor. Anche in questo caso, trattandosi di membro statico, lo usiamo abbinato al nome della classe con la sintassi system.out. Nel codice della classe usa cerchio possiamo trovare system.out nelle istruzioni che consentono di produrre in output stringhe e valori di variabili. Continuiamo ora l'analisi del codice di usacerchio. Consideriamo l'istruzione double raggio uguale console.nextdouble e vediamo che cosa produce durante l'esecuzione questa istruzione. Allora, questa istruzione assegna alla variabile locale raggio il dato che viene inserito da tastiera. Il dato inserito da tastiera viene convertito in double grazie al metodo nextDouble della classe scanner e viene assegnato alla variabile raggio di tipo double. Ora supponiamo che l'utente abbia inserito come valore di input 1. Per prima cosa viene allocata la variabile locale raggio sullo stack e successivamente il valore che è stato inserito da tastiera, cioè 1, viene assegnato a questa variabile. Consideriamo ora l'istruzione successiva. Cerchio, un cerchio uguale new cerchio con parametro raggio. Per prima cosa viene allocata una ulteriore variabile locale, la variabile locale un cerchio, che è di tipo cerchio ed è anche una variabile reference perché conterrà l'indirizzo di memoria dell'istanza della classe cerchio che andiamo a creare. Inizialmente, quando la variabile reference un cerchio viene creata, ha di default un valore uguale a null, ossia non punta ad alcun oggetto perché l'oggetto ancora non esiste, non è stato creato. Successivamente, dopo la creazione di questa variabile locale, viene eseguito il costruttore della classe cerchio. L'interprete va a cercare un costruttore che abbia un unico parametro di tipo double, perché il parametro raggio è appunto una variabile di tipo double e se lo trova lo esegue. Useremo ora una notazione sempre del linguaggio UML per rappresentare le istanze di classi che vengono create. Questa notazione permette di rappresentare un oggetto con un rettangolo diviso in due sezioni. La prima sezione, quella più in alto, contiene il nome dell'istanza, dell'oggetto. Nel nostro caso un cerchio. Ed è possibile anche specificare il tipo dell'oggetto, che è appunto cerchio. La seconda sezione, quella sottostante, contiene invece i valori delle variabili di istanza dell'oggetto. Nel nostro caso esiste un'unica variabile di istanza che è il raggio. E in questa rappresentazione abbiamo anche indicato il tipo della variabile, anche se non è obbligatorio. Insieme al tipo e al nome della variabile di istanza è indicato anche il valore, in questo caso il valore 1.
Non è possibile in questa fase specificare in che modo viene assegnato il valore 1 a questa variabile di distanza, perché noi non conosciamo il codice della classe cerchio. Però, per come è definita la documentazione della classe, siamo sicuri che la invocazione del costruttore cerchio con parametro raggio, che ha quindi valore 1, determina l'assegnazione alla variabile distanza raggio di tale valore. Infine, il valore che aveva in precedenza un cerchio, cioè il valore nulla, viene sostituito dall'indirizzo dell'oggetto un cerchio in memoria. Consideriamo ora lo statement double circonferenza uguale un cerchio punto calcola CRF. Questa istruzione che come viene eseguita? Allora, per prima cosa, come sempre, viene allocata la variabile double circonferenza sullo stack. Successivamente viene eseguito il metodo calcola CRF sull'oggetto un cerchio. Noi non sappiamo esattamente qual è il codice di calcola CRF, ma sappiamo che la formula applicata per calcolare la circonferenza è 2π greco r. Ora, poiché il raggio vale 1, 2π greco per 1 è uguale a 2π greco, per cui calcola CRF restituirà 2π greco. E questo valore viene assegnato alla variabile circonferenza. Dopo aver effettuato l'output, il main termina e di conseguenza tutte le variabili che erano state allocate sullo stack vengono deallocate, quindi rilasciano lo spazio occupato. Potete osservare che non esiste più un riferimento che ci conduce all'oggetto un cerchio. Quindi non è più possibile raggiungere mediante una variabile reference questo oggetto. Di conseguenza questo oggetto verrà eliminato automaticamente dal garbage collector.